Proviamo a sentire se qualcuno ha pronto un video. Ciao Pais, volevo sapere se avevi preparato un video delle storie del vecchio mondo. Ah, sei al mare? Ci sono le donne, ho capito. Niente, vabbè dai, provo a sentire Fra. Tranquillo, ciao ciao. Ciao Fra, volevo sapere se avevi preparato un video per lunedì. Sì, la domanda fondamentale. Ah, davvero? Un percibazzi ti ha mangiato il computer? Oh signore. Vabbè dai. Oh, riguardati, attento al percibazzi. Ciao Fra, ciao 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 ciao. Chi chiamiamo adesso? Chiamiamo Pita. Ciao Pita! Ehi! Allora, volevo chiederti Pita se avevi un video pronto per il diario di bordo del capitano. Ah, hai bruciato i broccoli? E quindi? L'induia? Ma cosa c'entra? Vabbè, vabbè, tranquillo Pita, non ti preoccupare. Dai, 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 prova a sentire qualcun altro. Ciao, ciao, ciao Pita. Ehi, Simo! Ciao Simo. E volevo sapere se avevi preparato qualcosa, un video per lunedì. Ah. I tuoi Galvorbach non hanno pregato questa settimana. Ah. E quindi? Va bene, allora niente, dai, prova a sentire Yuge, dai. Ciao Simo, ciao ciao. Ehi Yuge! Come stai? Tutto a posto, dai. Niente, guarda, volevo chiederti se avevi preparato qualcosa per esercitarsi questo lunedì. Ah, Balin ha distrutto tutto. Si sta mangiando i pennelli. Ma fermalo, Yuge, fermo. Vabbè, ho capito. Dai, tranquillo, Yuge, non ti preoccupare, dai. Prova a sentire Nico. Dai. Ciao, ciao, ciao. Ciao Nico, ciao. Senti, volevo chiederti se avevi pronto un altro tutorial. Tu dici, lo so, hai ragione, l'hai fatto la settimana scorsa. Vabbè, ok, dai. Ciao Nico, ciao. Poi, niente da fare. Ragazzi, oh, benvenuti. Benvenuti galattici amici. Questo video, ovviamente, non è un tutorial di Paisiello, non è un racconto di Pita, non è un tutorial di Yuge o Nico, non è una di quelle domande fondamentali di Fra. Insomma, è un video un po' diverso. Però, eccoci qua. Intanto ci teniamo il buon Pais che ci fa compagnia, guardate, track, eccolo lì. Allora, ragazzi, cos'è questo video? Questo video serve per introdurre un'iniziativa. Un'iniziativa che è nata, ovviamente, per necessità, perché il nostro obiettivo era creare un evento dove ci potessimo incontrare di persona, ma invece abbiamo deciso di fare questa cosa. Che cos'è? Questo video introduce una gara di pittura. Una gara di pittura che non è come le solite, anzi potremmo dire che è la prima gara video di pittura esistente al mondo. Penso che nessuno abbia mai fatto una gara tramite video. E questo ovviamente vi starete già chiedendo: oh mio Dio, come faccio a partecipare? Oddio, come faccio a fare un video? Oddio, 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 oddio. Bene, quindi state con noi in questo video perché fondamentalmente vi spiegherò tutto quello che c'è da sapere riguardo questa gara di pittura. Allora, procediamo con calma. Come funziona la gara? La gara è molto semplice. Ognuno di voi può partecipare portando un modello, un pezzo, qualsiasi, ovviamente che abbia valore artistico. Fondamentalmente ci saranno due categorie, una un pochino più per gli esperti, l'altra invece uno standard aperto a tutti. Il discorso qual è? Molto semplice, non dovete preoccuparvi di nulla, potete partecipare tranquillamente, non c'è nessun costo per partecipare, il divertimento è proprio questo. Essere in tantissimi e partecipare, è un concorso aperto in realtà a tutti, quindi se conoscete amici che dipingono invitateli a partecipare. E fondamentalmente alla base di tutto ci sono tanto divertimento e ovviamente dei premi. Ok ragazzi, veniamo alle regole, cioè vediamo com'è strutturata questa gara. La gara è molto semplice in realtà perché abbiamo voluto tenerla semplicissima proprio per aiutarvi e per venire incontro a tutti, anche perché nel senso non aveva senso fare una gara troppo complessa quando in realtà l'obiettivo è quello di includere tutti. Quindi esistono, come vi dicevo prima, due categorie.
Master e standard. Master e standard, ovvero chi tendenzialmente fa questa arte per professione o semiprofessione finirà automaticamente nel master. Ci saranno poi tutti coloro che partecipano che parteciperanno invece allo standard. Lo standard invece è tutte persone che dipingono per hobby. Attenzione perché tutte le persone che si applicheranno allo standard. Volendo potete applicarvi al master, eh? Non è necessario che se non siete degli eletti non potete partecipare al master. Tanto è vero che quando manderete poi la vostra miniatura dipinta potrete scegliere se essere iscritti al master o alla categoria standard. Vi ricordiamo però che appunto, come vi dicevo, vi stavo annunciando prima, che la categoria standard è aperta a tutti. Questo significa che se noi vedremo che un modello è master, lo sposteremo nel master. Quindi, Non fate i furbetti. durata del video. Come fare il video? Come fare il video lo vediamo dopo. Dopo vi farò un piccolo tutorial veloce su come rendere bene il video, ok? Il video deve avere una durata di massimo 1-2 minuti, ok? Non può essere più lungo di così. Dovete filmare la vostra miniatura dipinta, la quale deve almeno compiere tre moti di rivoluzione su se stesso, sul suo asse verticale, e questo è il minimo. Quindi in questo 1 minuto, 2 minuti, il modello deve girare almeno 3 volte su se stesso, ok? Poi potete fare cose in più, ma almeno deve ruotare 3 volte su se stesso, in maniera chiara, ok? Non è una sorta di spinning model all'impazzata. Lo sfondo deve essere tinta unita, quindi se per caso vi ritrovate ad avere uno sfondo che assomiglia più o meno a una cosa del genere, dietro la miniatura non va bene. Dovete avere un tavolo sgombro, pulito, ok? E potenzialmente avere un foglio, un cartone, qualsiasi cosa che faccia da sfondo al video della vostra miniatura e sia in tinta unita. Avere, ovviamente, questo è un consiglio più che altro, avere almeno buona luce latero frontale. Cosa significa latero frontale? In questo momento voi non lo vedete, ma ho una luce che illumina dall'alto, una a destra e una a sinistra, ok? Questo significa che ho tre luci che illuminano questo punto. In questo modo, io mettendo una miniatura qui davanti, sarà illuminata da ben tre direzioni, ok? Ovviamente, voi direte, ma io non ho così tanta luce in giro. Potete avvalervi della luce naturale, magari in un giorno di sole. Ricordatevi sempre che la luce deve arrivare da dietro, ok? Quindi arriva dal punto in cui voi osservate la luce. E leggermente alzata. Minia. Visto che questa è una gara di pittura intergalattica, non abbiamo messo alcuna limitazione riguardo la grandezza, la scenicità e il tema modellistico, però deve essere un modello modello, quindi non è una lattina di Coca-Cola, non è uno scooter, non è un vero carro armato. Deve essere un modello, un pezzo singolo, e con pezzo singolo si intende un pezzo che è stato pensato per essere così. Non valgono i duelli, per esempio, tra due modelli, ok? Per esempio, faccio un esempio molto warhammeristico, Katacross è un pezzo singolo, nonostante abbia più pezzi sulla miniatura. Se è pensato per essere un pezzo unico, ok? Vale. Per esempio, Morati, invece, ha due pezzi. Dovete scegliere quale delle due portare al concorso, ok? Perlomeno in una entry, volendo potete fare più entry e quello non è un problema. La basetta può essere scenica e la possibilità di modificare è ampissima, quindi potete modificare le vostre miniature partendo appunto da una base di un modello, potete modificarlo e alterarlo con materia verde, pezzi di altri modelli, eccetera, eccetera. Quindi avete libertà creativa totale. E come funzionerà la valutazione? I master valuteranno lo standard, quindi, ok, quindi valuterà la pulizia del pezzo, la qualità pittorica, modifiche eventuali, basette, narrativa. Avremo degli esterni esperti invece che votano i master, ok? Quindi abbiamo questa cosa. Importante, ragazzi, tutti i pezzi devono rimanere anonimi. Questo significa che avete il divieto
di pubblicare WIP, avete il divieto di pubblicare qualsiasi immagine, video, foto, illustrazione, int, qualsiasi cosa prima di mandarlo a noi. Voi, certo, voi potreste dire: Ma non ci beccheranno mai. invece noi siamo abbastanza attenti, quindi vi becchiamo. Per cui, mentre lo dipingete, non pubblicate da nessuna parte, non fatelo vedere a nessuno. Che dire, altra cosa importante, oltre al video potete allegare una foto, una sola foto, sempre anche lì sfondo a tinta unita con buona luce, ok? La scadenza delle consegne sarà a novembre, dove verrà consegnato su Google Drive, ok? Anche questo ve lo faremo vedere alla fine del video per darvi un'idea di come si fa. Condividendo su Google Drive la cartella in cui avete messo il video nominato GIP GGM nome cognome, come indicato nel regolamento, che poi ovviamente vi pubblicheremo diciamo nella descrizione del video, e alla mail guidagalattica.permodellisti@gmail.com. Poi avremo i premi. Lo standard avrà dei premi particolari, ok? Perché ci sarà ovviamente primo, secondo, terzo posto, ci sarà il premio Huge con il modello più tamarro, il premio Nico, modello più pulito e preciso, stile heavy metal, premio Mac alla miglior modifica, premio Paisello alla miglior narrativa, premio Pita, miglior modello senza buchi, ok? Quindi se ci sono buchi non potete vincere questa cosa, premio Fra, miglior modello non finito, quindi anche se non finite ma avevate intenzione di portare un modello, poi fate comunque il video e mandatecelo, perché potreste vincere il premio Fra. E il premio Umbe è il miglior modello non presentato al concorso. Ora, come si faccia a vincere questo premio non c'è ben chiaro, ma noi l'abbiamo messo lo stesso. Ok, detto ciò, è arrivato il momento di farvi vedere come si può fare un video. Come facciamo a girare un video? Abbiamo detto che abbiamo bisogno di uno sfondo in tinta unita, abbiamo bisogno di far ruotare il modello almeno 3 volte su se stesso sull'asse verticale. Come facciamo? Com'è possibile fare questa cosa? Allora ci ingegniamo. Per esempio, in questo momento non ho grandi mezzi, ma per esempio utilizzando il nostro telefono, ok? Andiamo a utilizzare il nostro telefono, ok? E per fare il video. I nostri telefoni ormai sono sufficientemente buoni per fare i video, quindi diciamo che non serve particolare investimento in videocamera o cose del genere. I nostri telefoni sono più che potenti per fare video. Utilizziamo magari una cosa del genere. Se abbiamo la possibilità, possiamo avere dei sostegni per reggere i telefoni. Ok, questi con 8 euro li trovate tranquillamente. Ce ne sono di vario tipo. Questo è molto comodo perché ha le gambette snodabili. E quindi adesso vi faccio vedere come si può fare un video. Cosa deve fare il modello nel video? Molto semplicemente, come vi stavo dicendo prima, deve girare almeno 3 volte con una velocità costante e non proibitiva nel vedere il modello. Diciamo, questa velocità può andare bene, ma anche più lento. Avete 1 o 2 minuti per fare il video, quindi tendenzialmente avete tutto il tempo del mondo per far vedere ben 3 volte i 360 gradi del modello, e deve girare semplicemente sull'asse verticale, avendo uno sfondo tinta unita. Ok, quindi per esempio mettiamoci nell'idea che io voglio fare un video, quindi mi metto col mio telefono, posso usare il tavolo bianco, ok, come sfondo in tinta unita, e posso fondamentalmente molto semplicemente fare un video dove lo giro tra le mani, ok? Mano, quindi la mia mano fa girare il modello, io riprendo con il telefono in questo modo. La cosa fondamentale è che arrivi molta luce, quindi ricordatevi che la luce non può mai arrivare da dietro l'obiettivo. Adesso io ho preso una Furia, ma potreste aver dipinto un Mokrasha piuttosto che un Imperial Knight, quindi fondamentalmente l'idea è questa. Allora, il mio telefono sta riprendendo, ok? Qua c'ho la mia miniatura in mano, ok? Ho bisogno di uno sfondo bianco. Allora, a questo punto, diciamo, se non ho uno sfondo bianco, posso usare un muro di casa, posso usare il tavolo bianco, ok? Posso usare un foglio di carta e utilizzarlo come sfondo per far sì che il modello tendenzialmente sia su uno sfondo completamente bianco. Ovviamente dovremo magari trovare qualcosa a cui appoggiare il foglio. Questo potrebbe essere,
fatto con mille modi. Per esempio, se avete qualcosa di solido, stabile, ok, che potete appoggiare dietro al foglio, il foglio può essere poi magari scocciato in questo modo e voi avete il vostro sfondo bianco, ok? Ricordatevi una cosa importante, che se il modello si trova qui e la vostra ripresa si trova qui, non potrete mai fare dei buoni video se avete una luce che arriva dall'altra parte. Cioè, se avete luce verso la videocamera, non vi verrà bene il video. Questo si chiama effetto controluce. Tendenzialmente, se filmate in controluce, vi verrà uno schifo. Quindi, il nostro obiettivo qual è? Avere luci che provengono tutte da dietro o da sopra il vostro punto di ripresa. Quindi il nostro punto di ripresa è questo e andiamo a fare, ok, una ripresa dove si vedrà il modello con la luce che arriva dalla frontalmente al modello o dall'alto, ok? Senza preoccuparvi troppo, basta che mettete poi un cartone completamente dello stesso colore. Io adesso ho usato un foglio bianco, ma potrebbe essere a vostra scelta, lo sfondo potrebbe essere tutto rosso, tutto blu, tutto giallo, basta che sia tinta unita e che copra interamente il retro del modello. Ecco qua un esempio di setting per il nostro video. Abbiamo il nostro telefono, ok? Quindi abbiamo il nostro telefono settato su un piccolo treppiedi. Ovviamente potete trovare sistemi molto più caserecci. Vi dico già che questo treppiedi costa niente, cioè veramente niente. Quindi volendo potete tranquillamente procurarvi un treppiede. Ho semplicemente messo un panno tinta unita. Ok, ci potete mettere anche la vostra, qualsiasi cosa, la vostra maglietta, tutta blu, tutta gialla, tutta verde, quello che volete. Qua abbiamo creato uno sfondo tinta unita, ok? Abbiamo delle luci che fondamentalmente provengono da tutti i lati e quindi siamo pronti per riprendere il nostro video. Abbiamo detto che il video deve durare massimo un minuto o barra due, quindi eccoci pronti, facciamo ruotare pian pianino il nostro modello nelle nostre mani, ok? Qua ovviamente ho una luce da destra, una luce da sinistra e una luce dall'alto. Come dicevo prima, non è indispensabile avere tre luci, comprarsi tre luci, basta al massimo tenersi la luce del giorno, quindi farlo all'aperto questo lavoro, tanto il video poi non ha problemi di audio, li silenzieremo tutti. Quindi potete parlare, potete darci indicazioni, eccetera, eccetera, ma poi verranno tutti silenziati. Quindi fondamentalmente farete fare tre rivoluzioni sull'asse verticale del modello in questo modo, ok? E una volta fatto ciò, zac, siete pronti, avete fatto il minimo indispensabile. Questo non, poi non vi vieta di andare a farci vedere nel video dei dettagli particolari della miniatura, ok? Io ora ho scelto uno sfondo verde, ma vi consiglio di farli sul bianco, sul nero, sul grigio, così che avete dei colori neutri che non vanno a intaccare il vostro modello. Ora, vedete che la miniatura si vede molto bene già così, ok? Quindi io posso farla ruotare nelle mie mani. Cercate sempre di, diciamo, inquadrare nel punto centrale della vostra ripresa il modello e non la vostra mano, ok? State sempre attenti a cosa state riprendendo, ma sono tutti procedimenti molto facili e fondamentalmente avete fatto, quindi siete pronti, potete tac stoppare il video e inviarcelo condividendocelo sul Drive. Ragazzi, è stato secondo me molto semplice, avete mille modi per avere uno sfondo, potete usare cartoni, panni, muri di casa, qualsiasi cosa. Fondamentale, tinta unita sullo sfondo, avere una ripresa, un punto di ripresa, avere tanta luce che proviene da tutti i lati frontali al modello, ok? Quindi tutte le fonti di luce devono essere dietro di voi e sopra di voi mentre registrate. Potete acchiapparvi delle cose che ruotano, potete addirittura, se avete modelli più grossi di questo, potete appoggiarli su dei piatti. Fondamentalmente io vi ho mostrato il più semplice di tutti, ok, facendolo usando un painting handle, ma potete facilmente farlo con tanti altri strumenti caserecci. Come vi dicevo, il vostro telefono, solitamente se avete uno smartphone,
è più che sufficiente per fare un video. Per cui ragazzi, partecipate tantissimi, vi aspettiamo. Andate sotto, qui sotto nel video, e leggete la descrizione per tutte le regole. E che la prima videogara di pittura intergalattica abbia inizio. Ciao! Tanto sonno da impazzire, alle 6 mi devo alzare, ma c'è un sacco da pittare, per montare o assemblare, per dipingere e giocare, un altro mutuo devo fare, ogni uscita che disastro, mille pezzi, un altro nastro, pochi soldi, tanto amore, è la vita del pittore, siamo modellisti galattici, living the hobby's life. Pure un corso ho pagato, alla gara sono andato e nessuno mi ha cagato, yeah. Un pennello, serie 7, quattro amici, due birrette, le serate sono perfette, l'amorosa non fa caso, guarda male, storce il naso, ho comprato tra robaccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living the hobby's life. Ho comprato tra robaccia, questa volta si mi caccia, siamo modellisti galattici, living the hobby's life, siamo modellisti galattici, sempre qui con